Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Quest'oggi abbiamo con noi il professor Antonio Fiorito e questo mi riempie veramente tanto di orgoglio come persona, al di là dei ruoli per i quali ci ritroviamo quest'oggi qui, perché sono una sua ex studente, come ha ricordato nell'attesa ai presenti in sala, e quindi questo mi fa veramente tanto tanto piacere. Di ritrovarlo, ma soprattutto di poterlo presentare a tutti voi. Non do anticipazioni perché in realtà la fama del professore come dantista lo precede. Ha avuto modo di deliziare tutto il circondario con quelle che sono le sue lezioni su Dante, quindi il fatto di averlo, ecco, è veramente motivo di orgoglio personale, come dicevo. Poi naturalmente riporto a lui i saluti di tutta quanta l'amministrazione del Comune di Palestrina. Quindi non mi dilungo più di tanto perché si presenterà sicuramente da solo e quest'oggi ci proporrà un focus sull'attenzione del Gran Veglio, che in realtà è una tematica che gli altri relatori hanno accennato, hanno iniziato a divulgare nelle loro varie relazioni, appunto, lasciando però al professor Fiorito il compito di esporre quali fossero le sue teorie in merito. E quindi nulla, vi auguro veramente un buon ascolto, una buonissima visione e lascio la parola al professor Fiorito. Grazie. Grazie Beatrice. Comincio la seduta, ma non credo che ci resta tanto. Dunque, in quest'anno ne avremo sentite, ne avrete sentite tante le cose su Dante, e l'ho sentite pure io. Quello che io ho notato è stata la trascuratezza, diciamo così, sulla domanda fondamentale da cui nasce la commedia. Ci hanno proposto Dante in tutte le salse. Però, secondo me, è stato trascurato questo aspetto che invece è fondamentale. E, più in generale, credo da sempre che l'approccio non sia quello giusto, lo dico umilmente, però insomma. Quelle che si incontrano sono due tipi di lettura. C'è la lettura, come dire, distaccata, la lettura che vuole essere, scientifica e che diventa, secondo me, impersonale. Diventa a volte disumana. Oppure c'è la lettura edificante. Il poema, la Divina Commedia come poema didascalico. E allora moralismo, retorica e noia negli alunni e pure voi, eppure in voi, eppure in me. Ecco, io allora stasera vorrei proprio provare a ricercare la domanda fondamentale da cui nasce la commedia, che è un avvenimento di vita, non è il poema didascalico, non è San Tommaso messo in versi, come mi diceva qualcuno qualche sera fa, no? Nasce da un avvenimento di vita. Allora, sapendo che il tempo è sempre poco, io ho pensato di ripartire e tenermi ai primi tre versi della commedia, quelli che sappiamo tutti a memoria, no? E da lì poi vediamo, ci spostiamo sul Gran Veglio. E visto che il tema di fondo di queste serate è la rocca Dante e la rocca di Palestrina, io ho fatto una piccola scoperta che riguarda Jacopone da Todi. Se c'è tempo, ve la dico alla fine. Una cosa, penso, di un certo valore. Allora, nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. È facilissimo, lo sanno tutti, no? Tutti i commenti
tutti i commenti dicono che Dante aveva 35 anni. Però i commenti si accorgono pure di un'altra cosa. Se ne accorgono tutti, ma nessuno lo spiega. E cioè che qui nasce un piccolo mistero subito. E cioè che Dante in tre versi passa dal noi, nel mezzo del cammin di nostra vita, all'io, mi ritrovai per una selva oscura, e poi nel terzo verso, perché la diretta via era smarrita, forma impersonale. Questo è molto strano, perché Dante avrebbe dovuto dire nel mezzo del cammin di mia vita, io mi ritrovai per una selva oscura, perché io avevo smarrito la via, la strada. E invece succede questa cosa. Allora, la domanda, che è quella che non è antica o medievale, è la domanda di sempre, sono le grandi domande sulla vita. Potremmo formularle in versione leopardiana, facendo un volo pindarico. Nel canto notturno, Leopardi guarda un cielo stellato e dice: a che tante facelle? Che fa quest'aria infinita? Che cos'è questo profondo infinito sereno, questa solitudine immensa? E io che sono? Pure lui in tre righe, facelle, cioè stelle, poi infinito, infinita, immensa. Sono le parole di Dante. La Divina Commedia, avete visto che ogni tanto risorge, no? Risorge perché è sempre moderna. Perché queste domande non tramontano mai, sono le domande, sono le vostre ed è la mia. Dante era uno così, immaginiamocelo così, pieno di questa domanda. E gli succede qualcosa. Sì, è vero che aveva 35 anni, perché l'arco della vita era considerato dei 70, per cui il culmine era 35 anni, lo dice anche un salmo della Bibbia. E quindi Dante lo ripete pure nel convivio, ed è verissimo. Però a me è sembrato sempre troppo poco. Cioè, qui siamo all'incipit della Divina Commedia, uno dei più grandi poemi, il più grande poema mai scritto da uomo, e comincerebbe con: avevo 35 anni quando... A me sembra addirittura banale. E allora insomma, ho cercato di capire, di approfondire, e ho scoperto che in quel nostra vita, soprattutto nel primo verso, nel mezzo del cammino di nostra vita, c'è ben altro. E ho scoperto che Dante allude a un fatto grandioso, a un fatto cosmico, che coinvolge addirittura l'intero universo e l'intera umanità. Altro che 35 anni, che è vero, ma adesso vedremo in che senso. Le indicazioni per... gli indizi, come in una caccia al tesoro, ce li dà Dante stesso, perché a un certo punto qualcuno penserà che io, come al solito, invento. No, chi si occupa di Dante spesso gli fanno la domanda: ma Dante ci pensava veramente a tutte queste cose? Ecco, quindi gli indizi Dante se li fa dare da Adamo, il primo uomo, per cui ci spostiamo nel canto 26 del Paradiso. Dante incontra Adamo e gli rivolge una serie di domande. Se lo fa dire da lui, perché Adamo vede tutto in Dio come uno specchio. Attenti a questo specchio. Adamo dice che guarda nello specchio di Dio e vede le domande
che Dante vorrebbe fargli. Quali sono queste domande? Eccole qua. Dice: tu vuoi udire, tu parlavamo, e dice a Dante: tu Dante vuoi udire quant'è che Dio mi pose nell'eccelso giardino ove sta disposto a venire Beatrice, e quanto ci sono rimasto, e qual è stata la causa del disdegno di Dio, e che lingua parlavamo io e Eva nel paradiso terrestre. E Adamo risponde: il trapassar del segno, la superbia, la disobbedienza è stata la cagione. E poi aggiunge: quindi, onde mosse tua donna Virgilio 4302 volumi di Sol, desiderai questo concilio, questo il paradiso, perché stavo in paradiso, e vidi lui, il sole, tornare a tutti i lumi della sua strada 930 fiate, mentre ch'io in terra fuimi. Allora, Adamo dice, trascuriamo le altre risposte, tutte interessantissime, però Adamo dice, gli dice che nel paradiso terrestre ci sono rimasti 7 ore. Pensate alla superbia umana quant'è infinita. 7 ore, poi subito il peccato originale. Tutto questo che vi dico è tutto quello che Dante dice, immagina, ricostruisce, insomma. Non dobbiamo fare i biblisti, gli esegeti. Dopo il peccato originale, dice che sulla terra, mentre in terra fuimi, vidi tornare il sole a tutti i lumi, a tutte le costellazioni, 930 volte. Quindi quanti anni ha vissuto Adamo? 931, perché la prima volta il sole l'ha visto passare e poi 930 volte l'ha visto tornare. Quindi Adamo dice: io sulla terra sono stato 931 anni, poi è morto. Non è andato in paradiso, perché il paradiso, diciamo così, era chiuso, non c'era la visione di Dio, l'amicizia con Dio. E allora dove è andato? Nel limbo. Quindi significa dal luogo da dove tua donna mosse Virgilio, che è il limbo, perché Beatrice ha mosso Virgilio andandolo a trovare nel secondo cerchio dell'inferno, nel limbo, dal limbo desiderai di andare in paradiso per quanti anni? 4302. Ora capite che è strano che Dante si metta a precisare questi numeri, ce li dà così precisi, così particolari. Evidentemente vuole dire qualcosa. Che cosa vuole dire? Che sta facendo Dante senza darlo a vedere? Ci sta dicendo quant'è antica l'umanità. Perché Adamo venne creato nel sesto giorno. Quindi i primi 931 anni di Adamo sono i primi 931 anni dell'universo e dell'umanità. Aggiungiamo 4302, che sono gli anni che lui passa nel limbo, aspettando di andare in paradiso. L'ultimo di quei 4302 è il 33 dopo Cristo, perché Cristo è morto a 33 anni e, lo diciamo nel credo, no? Scese ad Inferos, agli inferi, dove c'erano nel limbo, dove c'erano gli ebrei che avevano aspettato il Messia. Quelli saranno liberati da Cristo subito. Cristo li porta immediatamente in paradiso. E primo fra tutti Adamo. Allora, l'ultimo di questi anni è il 33 dopo Cristo. Per arrivare al 1300, quanti anni dobbiamo aggiungere? 931 più 4302
e siamo al 33 dopo Cristo, dobbiamo aggiungere 1267 anni, giusto? È così. Quindi il 1300, noi sappiamo che Dante pensava che nel 1300 l'umanità era vecchia, antica, di quanti anni? Non potete fare il calcolo, lo faccio io, 6500. Questo calcolo è di 6500 anni. È chiaro, il 1300 era l'anno 6500 dalla creazione. E Dante ci ha dato questi numeri, ed è strano, così precisi, così particolari. Questo numero, 6500, ci chiediamo, è un numero significativo? Significa qualcosa? Ci dice qualcosa? Probabilmente a noi moderni no. Però nel mondo antico, tutto il mondo antico, a cominciare da Platone, nel Timeo, tutti sapevano e parlavano del grande anno cosmico. Tutti, vi posso fare una sfilza di noi, era un dato comunissimo. Virgilio, quando nella quarta ecloga parla del novus ordo seclorum, allude al grande anno cosmico. Ne parla Platone, ne parla Eraclito, il filosofo, ne parla soprattutto, per esempio, Cicerone. Cicerone ne parla più di una volta. Tacito, nel De Oratoribus, nel dialogo sugli oratori, dice che Cicerone, nell'Ortensio, che non abbiamo più, sosteneva che il grande anno cosmico è di 12.954 anni, quasi 13.000. Dante arrotonda, perché poi i calcoli non erano sempre uguali, chi diceva 10.000, chi 15.000. Dante si avvicina molto ai calcoli di Cicerone, per cui 6.500, che cos'è 6.500? È la metà di 13.000. È la metà di 13.000. Ora cominciamo a pensare, a ripeterci quel primo verso. Nel mezzo del cammin di nostra vita, capite che vuol dire? Sì, quando lui aveva 35 anni, ma qui 35 anni simbolicamente si può dire ce li aveva l'intera umanità. Tutta l'umanità era arrivata a metà. L'anno 1300 è la metà del grande anno cosmico. Che si chiamava pure stoico, perché i calcoli li avevano fatti i filosofi stoici, che facevano uno strano discorso. E però è interessante, è pure vero, cioè loro dicevano, gli stoici, tutti questi dell'anno cosmico, dicevano: quando l'universo è nato, tra l'altro sapevano pure la data, un 21 marzo, l'inizio della primavera. Vi ricordate che nel primo canto dell'Inferno Dante dice il sol montava in su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Quindi il viaggio di Dante comincia il 5 aprile. Quello che è stato deciso è sbagliato. Io ho scritto pure un breve saggio, che però non mi viene pubblicato, sulla data sbagliata dell'inizio del viaggio di Dante, che non è il 25 marzo, è il 5 aprile. Ma non ne parliamo stasera. E allora quella mattina, siamo nel segno dell'Ariete, il sol, dice, montava in su con le stelle dell'Ariete che erano con il sole quando Dio creò tutto. Quindi sappiamo pure la rinascita, sapevano, il 21 marzo. Allora dicevano gli stoici, e poi
tutti appresso, pensavano che all'inizio i pianeti fossero stati messi tutti allineati alla Terra, la Terra al centro, naturalmente, in senso tolemaico, e tutti i pianeti, pure la Luna era un pianeta per loro, significa errabondo, Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno, tutti in fila, come i cavalli alla partenza, come i centometristi. E poi, via, Dio crea tutto, i pianeti cominciano a girare. Ci si può chiedere quanto ci vuole perché tornino allineati? Gli stoici rispondevano 13.000 anni. È un fenomeno che si verifica veramente. Si verifica, ogni tanto si verifica. E sui giornali io ho notato che escono fuori strane chiacchiere, ricordi sulla fine del mondo. Insomma, è un dato che confusamente circola. Quindi, secondo Dante, noi siamo quel verso, non intende parlare solo di Dante, intende parlare della vita dell'intero universo. Poi vorrei saltare qualcosa, poi mi viene la tentazione di dirvelo. Vita, la vostra, in mezzo al cammino di nostra vita è interessante perché la vita sulla Terra nel Medioevo era influenzata dagli astri. L'astrologia cristiana, non quella moderna che è una sciocchezza, però quella cristiana sosteneva che a far girare i cieli sono gli angeli, per far piovere sulla Terra influenze benefiche. Quindi nel mezzo del cammin di nostra vita significa che siamo arrivati a metà del cammino influenzato dalle stelle. Quando Dante arriva in paradiso, Beatrice gli mostra i beati e gli dice: guarda tutto il frutto raccolto dal girare di queste sfere, niente meno, il girare delle sfere, cioè gli angeli custodi che fanno girare i cieli e fanno piovere i doni di Dio sulla terra, sono importantissimi per la salvezza, per la salvezza delle persone. Quindi a questo punto capiamo la grandiosità di quell'apertura. Nel mezzo del cammin di nostra vita io mi ritrovai per una selva oscura. Gli è successo qualcosa, si è ritrovato nella confusione, nella selva oscura, e questo dobbiamo capire adesso, che cos'era questa selva oscura, perché la diritta via era smarrita. Comunque l'abbiamo già notato, Dante pone la sua vita come paradigmatica. 35 anni ce l'ha lui e 35 ce l'ha l'umanità intera. E quindi quello che è successo a lui, la selva oscura, è quello che sta succedendo all'umanità intera. E che sta succedendo? Anche qui non c'è bisogno di inventare nulla, perché ce l'ha detto lui, ce l'ha raffigurato, ce l'ha rappresentato, ce l'ha rappresentato nel Veglio di Creta. Questa è una delle immaginazioni più potenti di Dante, e io adesso, no, a parte i colleghi, però pochissimi hanno sentito parlare del Gran Veglio di Creta. Cioè, tutti studiano la commedia a scuola, ma quando io propongo questa pagina non la conosce nessuno, la conoscono pochi. Adesso invece vedete quanto è importante per capire cos'è quella selva oscura, che è successo a Dante e che cosa sta succedendo al mondo nel 1300. È la profezia di Dante. Che sta succedendo? Ci spostiamo all'inferno, 14° canto, 7° girone, siamo tra i violenti, tre gironi concentrici, omicidi e predoni.
all'esterno, poi i suicidi e gli scialacquatori nella selva, gli omicidi stanno nel Fleggiodonte, immersi, e poi i bestemmiatori con i sodomiti e gli usurai, quelli che hanno fatto violenza a Dio e alla natura. Quando escono dalla selva dei suicidi, vedono un canale, un vero e proprio canale, un canale con tanto di argini di pietra, e dentro il canale c'è un'acqua rossa, bollente, c'è un fiume fatto di acqua e di sangue, bollente. Strano che Virgilio, che in genere aspetta la domanda di Dante, stavolta l'iniziativa la prende lui, e guardate che dice: tra tutto l'altro che io ti ho dimostrato, poscia che noi entrammo per la porta lo cui sogliare a nessuno è negato, cosa non fu dagli tuoi occhi scorta notabile come il presente rio che sovra sé tutte fiammelle ammorta. È Virgilio che prende l'iniziativa, e già è strano. Gli dice: guarda, da quando siamo entrati, tra le cose che ti ho fatto vedere, questa è la più straordinaria, è la più notabile, la più notabile, notevole. Queste parole, Dante dice, Dante si incuriosisce, queste parole fuor del duca mio, perché io pregai mi largisse il pasto di cui l'argito m'aveva il disio. Dante dice: ma hai dato l'aperitivo, mi hai fatto incuriosire, adesso mi devi spiegare questa cosa. E stranamente Virgilio attacca a parlare di Creta, che c'entra Creta, l'isola di Creta. Seguiamolo un attimo. Non c'entra niente perché lo faccio vedere dopo. Perché stanno nell'imbuto infernale. Che c'entra Creta? In mezzo mar, comincia Virgilio, siede un paese guasto, disse egli allora, che s'appella Creta, sotto il cui regge fu già il mondo casto. Una montagna v'è, che già fu lieta d'acqua e di fronde, che si chiamò Ida, ora è diserta come cosa vieta. Rea la scelse già per cuna fida del suo figliolo, e per celarlo meglio, quando piangea, vi faceva far le grida. Allora, c'è Creta, sotto il cui re Saturno il mondo fu casto, perché è l'età dell'oro, degli antichi, e c'è una montagna, c'è ancora il monte Ida, pure quello è una cosa vieta, ormai abbandonata, e la caverna c'è ancora. Molti amici ed ex alunni vanno a Creta e mi mandano la foto, c'è questa grotta, l'Idaion Antron, e te lo fanno anche visitare. C'è questa grotta, e sarebbe quella in cui Rea o Cibele nascose Giove, neonato, per nasconderlo al padre, Cronos, perché il padre divorava tutti i figli, è il mito del tempo che divora tutto, no? Quindi Rea, Cibele, nasconde Giove, e quando Giove piangeva, perché il pianto di Giove era un tuono, insomma, lei faceva suonare i suoi sacerdoti per coprire. Dentro dal monte, ecco il mistero, dentro dal monte sta dritto un gran veglio, un grande vecchio, che tiene volte le spalle in verdammiata, e Roma guarda come suo specchio, come suo specchio. Quindi dentro quel monte c'è un gran veglio, non dice se è una statua, un essere gigantesco che ha le spalle verso Damietta, oggi è Damietta in Egitto, e quindi è partito dall'Egitto e guarda a Roma come in uno specchio, quindi doveva andare a Roma.
doveva andare a Roma e non ci è andato perché si è fermata a Creta. La sua testa è di fino oro formata, eppure argento sono le braccia e il petto, poi è di rame infino la furcata. Da Indi in giù è tutto ferro eletto, salvo che il destro piede è terracotta e sta in su quel più che in sull'altro eretto. Mistero si infittisce perché questo essere, questa statua evidentemente, ha la testa d'oro, mentre invece le braccia e il petto di argento, il ventre di rame fino all'inguine, dall'inguine in giù le gambe sono tutte di ferro, però tranne il destro piede, però il piede destro è di terracotta e sta più in su quel, più che sull'altro, sul sinistro, eretto. Il gran veglio si è fermato, doveva andare a Roma, si è fermato in posizione di riposo e si è appoggiato sul destro, così, sta sul piede destro. Ciascuna parte, fuor che l'oro, tranne la testa, è rotta d'una fessura che lacrime goccia, le quali accolte foran quella grotta. Lor corso in questa valle si diroccia, fanno acheronte, stige e fleggitonda, poi se van giù per questa stretta doccia, in fin là ove più non si dismonta, fanno cocito, e qual sia quello stagno tu lo vedrai, però qui non si conta, e perciò qui non te lo dico. Quindi tutto, questo è sbagliato perché è sdraiato, sta in piedi. Tutto il corpo, tranne la testa, è come attraversato da una grande ferita, un co come gli avessero dato un colpo di spada, e da questa ferita che attraversa tutto il corpo escono lacrime e sangue. Si crea un fiume, un vero e proprio fiume di lacrime e sangue, e il corso di questo fiume scende in questa valle. Ecco, questo me lo fece un bravissimo alunno, non era mai roba mia. Qui capite i movimenti, la bacchetta, non ci stanno più le bacchette. Questa è Creta, vedete? Questa è Creta, qui Dante e Virgilio stanno qua. Stanno nel settimo cerchio. In mezzo al mare c'è Creta, c'è la montagna, c'è il gran veglio. Lacrime e sangue scorrono sul corpo, bucano il terreno, vedete, bucano, si crea un fiume sotterraneo e sapete dove va a sbucare? Va a sbucare nell'atrio dell'inferno. Quando spunta Caronte nell'inferno, Caronte fa la navetta, diciamo così, tra l'inferno e l'atrio. E questo è il fiume attraverso il quale lui porta giù i dannati, ed è il fiume quello. È il fiume fatto di sangue e lacrime che escono dalle ferite del gran veglio e formano acheronte, ma non solo acheronte, pure stige, fleggetonte, cocito. I fiumi infernali non sono i fiumi, è un fiume. È tutta quest'acqua che cambia nome perché l'Acheronte serve per arrivare giù. Nello Stige ci stanno gli iracondi, Flegetonte gli omicidi, Cocito i traditori. Questo è il mondo di Dante. Quello è il Sinai in corrispondenza del Purgatorio. Questa è la montagna del Purgatorio. Al centro c'è Lucifero. E al di là del Sinai c'è Gerusalemme. Quindi il discorso è questo, lo vedrai e perciò non te lo racconto. Allora, chi è il gran veglio? Chi è il gran veglio che si ferma a Creta come Dante si ferma, si era fermato nella selva oscura. Questo
Quindi il gran veglio, chi è che gli ha dato, chi è che gli ha dato i numeri? Chi è che gli ha dato i numeri per ricostruire l'antichità dell'uomo? No, gliel'ha dato Adamo. Il gran veglio è l'uomo, è un'allegoria potente, un'allegoria potente dell'uomo e della sua storia. L'uomo è partito dall'Egitto e normalmente l'Egitto nella Bibbia è il luogo di partenza, è il luogo della schiavitù, è il luogo da cui si parte per arrivare a Gerusalemme. Questa è Beatrice che parla, cioè il viaggio l'ha meritato, gli è stato concesso che d'Egitto venga in Gerusalemme. Poi c'è il Salmo in Exitu Israel d'Egitto, insomma l'Egitto è sempre sinonimo di punto di partenza. Ma lui da dove lo fa partire? Lo fa partire da Damiata, capite? Con lui lo sentiva, ce lo fa sentire come Adamiata. Si chiama, è un fenomeno fonetico, si chiama aferesi, quando cade la prima lettera. Padron Toni è caduta là per aferesi. Quindi Dante, questo Damiata, lo sentiva come Adamiata. E noi adesso capiamo, è la città di Adamo, è la città dell'uomo naturale che parte con le sue forze, con le sue sole forze. E deve andare dove? Attenzione, è il viaggio di tutti, è pure il vostro ed è il mio. Secondo Dante è il viaggio dell'uomo. Abbiamo l'intelligenza, la volontà, abbiamo i mezzi umani, tutti quelli che volete, ma quelli non servono a salvarsi, a realizzarsi. Bisogna andare a Roma oppure a Gerusalemme. Simbolo di che cosa Roma? Lo conoscete quel verso? Roma onde Cristo è romano. Dante chiama il paradiso Roma, oltre che Gerusalemme celeste lo chiama pure Roma. E Roma è perfetta come completamento dell'umano, perché a Roma c'è la Roma dei Cesari, i valori umani, la civiltà, il diritto, no? Quindi Roma è la città dell'uomo, ma è anche la città di Cristo, quindi è anche la città della grazia, della fede, perché è la sede di Pietro. Quindi Roma per indicare il completamento di noi, di un uomo che è Adamo, che parte molto condizionato, della grande ferita è il peccato originale. La grande ferita che attraversa tutto il corpo, tranne la testa, perché la testa rappresenta il paradiso terrestre, e lì Adamo ed Eva, sangue e lacrime non c'erano. Sono cominciate subito dopo. È impressionante, eh? Il primo episodio dopo la cacciata è Caino che uccide Abele. La storia che ho insegnato per tanti anni è tremenda, lo sapete tutti, basta pensare al Novecento. Quindi quest'uomo, con i suoi mezzi naturali, grondando sangue e lacrime, sono le lacrime e il sangue di tutta la storia umana, avanza per andare a completarsi, deve aprirsi all'infinito. Le domande sono di Leopardi. A questa risposta Leopardi, a quanto sappiamo, non ci è arrivato. Pensate a qualunque grande scrittore dell'8-900, la grande domanda è sempre questa. A chiunque voi pensiate, il problema è sempre: chi sono io? Che senso ha la mia vita? Pensate a caso, il fu Mattia Pascal, Pirandello. Che vuol dire il fu Mattia Pascal? Vuol dire il fu, vuol dire io ero. È la locuzione per indicare i morti, no? Se tuo padre si chiamava Giuseppe, Antonio fu Giuseppe. Il fu Mattia Pascal vuol dire io ero Mattia Pascal. È la battuta finale del romanzo, quando lui va a mettere i fiori sulla sua tomba. Ma tu chi sei? Io sono il fu Mattia Pascal, cioè ero Mattia Pascal. Ma
ma quello che sono non lo so, non insisto, devo evitare le parentesi, però pensate anche soltanto all'innominato. Io ho capito una cosa, che l'innominato, anche lì Manzoni ha giocato, l'innominato, perché prima si chiamava il Conte del Sagrato, l'innominato è colui che non ha nome, colui che non ha nome, è l'uomo moderno, siete voi e sono io, è l'uomo moderno che si chiede chi sono io e io che sono. Ecco, a questa domanda, questa è la domanda. E la risposta, il cristiano Dante sa che deve andare a trovarla a Roma, aprendosi alla fede, alla grazia, a Dio, all'infinito. E invece a Roma, qui la Chiavacci Leonardi, che a scuola abbiamo quello di commento, che effettivamente è ottimo, dice doveva andare a Roma, lo specchio, torna a questa idea dello specchio, doveva andare a Roma il Gran Veglio, Roma come specchio in cui riconoscersi e trovare la sua misura. Così dice, per riconoscerti, per dire chi sei tu, cristianamente parlando, devi aprirti a Dio, all'infinito. Hanno rifatto su Rai Storia recentemente i miei coetanei se lo ricorderanno, i Promessi Sposi degli anni 60. Ho rivisto Salvo Randone che abbraccia il cardinale, l'innominato, è incredibile, amici, è incredibile che mentre abbraccia il cardinale, sapete che dice l'innominato? Adesso mi conosco, adesso so chi sono. L'innominato ha trovato un nome. L'innominato ha trovato se stesso, ha trovato un nome quando il cardinale l'abbraccia, a proposito di identità. E per i metalli Dante prende da due fonti, una ebraica, il Gran Veglio, così come è descritto qui, lo sogna Nabucodonosor, il re dei babilonesi, presso il quale serviva Daniele, il profeta Daniele. Quindi è identico a quello. Dante lo prende dal libro di Daniele e lo prende però pure da Ovidio, dalle Metamorfosi, perché Ovidio nella prima pagina delle Metamorfosi descrive la storia, la descrive così. Dice che siamo passati dall'età dell'oro a quella dell'argento, del rame, del ferro. Quindi le fonti sono due. Io credo che in quei metalli Dante doveva riassumere la storia dell'uomo, no? Non so come faremmo noi. Dante credo abbia pensato ai popoli che hanno avuto l'idea della monarchia universale. Testa d'oro, comincia la storia dell'uomo. Quali sono questi popoli? Uno è stato Ciro. Quindi, secondo me, l'argento del braccio e del petto sono i Medi e i Persiani di Ciro, che aveva questo sogno. Poi lo sappiamo tutti, il rame, chi è che ha avuto questo sogno? Uno che si è messo a piangere quando è arrivato all'Indo, perché non c'era più niente da conquistare. Sono i Greci di Alessandro Magno, Ciro e i Persiani. Alessandro Magno e i Macedoni, poi cominciano le due gambe di ferro. Quale altro popolo ha realizzato la monarchia universale? I Romani. Il ferro ci sta bene per i Romani, la gamba destra, perché le gambe sono due. La gamba destra va benissimo per i Romani, però le gambe sono due e ci vuole un altro popolo. Le due fonti, una pagana, Ovidio, i Romani, l'altra ebraica, ci fa pensare agli ebrei, perché l'uomo, per camminare, sempre in termini cristiani, per camminare, ognuno di voi e di noi, di me e di tutti, deve appoggiarsi al piede destro, valori umani naturali, ci mette l'intelligenza, la volontà, fa tutto quello che vuoi per essere felice. È così, giovani e meno giovani,
quello che stiamo cercando di essere da quando siamo nati, di essere felici. E per essere felici mettiamo in moto, ci appoggiamo al piede destro. Però, ed ecco il senso di questa pagina di Creta e della Selva Oscura, però giovani e meno giovani si sono accorti, ci siamo accorti, ci si accorge che non ce la fai. Che l'uomo con le sue forze umane, naturali, non ce la fa. Non ce la fa. Io ai ragazzi gli dicevo, pensate al sabato sera. Per capire la Selva Oscura e Creta, pensate al sabato sera. Architetti, tutto quello che vuoi. Faccio qui, faccio lì la festa, eccetera, eccetera. E poi la cosa non va. E allora gli leggevo un brano del sabato del villaggio, l'attesa della felicità. E ti ritrovi la domenica sera con l'amaro in bocca. Vedo che qualcuno annuisce. Ma me lo ricordo pure io, da adolescente. Pensavi di fare chissà che cosa e ti ritrovi con l'amaro in bocca e niente, non è successo niente. No? Ecco. Ed è quello che Leopardi dice in quell'altro, nella sera del di festa. Devo correre, lo so, per noi un po' più adulti, no? Quando pensiamo all'educazione dei figli, a me qualche rimorso viene, i figli in qualche modo li condizioni, i tre amori della tua vita, la tua donna, il tuo uomo, i figli e la società. Ci riusciamo a rendere felici completamente i figli, insomma, li condizioniamo un po', a volte per troppo affetto. L'uomo e la donna della nostra vita, è proprio, l'amiamo sempre al massimo, lo facciamo felice, felicissimo, pure qua, non sempre. E la società, io appartengo alla generazione 68, no? Cambiamo il mondo, lo facciamo felice e questo mondo felice non è, anzi sembra sempre più infelice, a quanto pare. Allora, questa Creta è questa cosa qua. E il Gran Veglio si è fermato perché si è fermato? Perché vuole appoggiarsi al piede destro. È una presunzione di autosufficienza. Il Dante della Selva Oscura paga la sua presunzione di autosufficienza quando scrive il convivio dopo la morte di Beatrice. Finché Beatrice è stata in vita e andava tutto bene, glielo dirà lei, Purgatorio 30 e 31, un canto intero di rimproveri si becca Dante, un canto intero, la seconda metà del 30 e la prima metà del 31, lo fa nero, viene da sorridere perché Dante testa bassa, si vergogna, no? Dopo io il sostenni, dice, con gli occhi giovanetti, finché Beatrice lo sostenne con gli occhi giovanetti, Dante si apriva all'infinito, gli bastava Beatrice, l'ha detto nella commedia, lo dice mille volte, ma l'aveva detto già nel sonetto tanto gentile e tanto onesta pare. Che è venuta a fare Beatrice in terra? A miracolo mostrare. Giusto? Un miracolo, che cos'è? Se succede un miracolo, è il segno della presenza di Dio sulla terra. Quindi Beatrice per lui è il segno della presenza di Dio sulla terra. Dante è diventato cristiano guardando negli occhi di Beatrice. E nella commedia, dal primo canto del paradiso fino alla fine, lo ripete mille volte. Primo canto, vi ricordate? Beatrice guarda in su, Dante non ce la fa a guardare in su perché Beatrice stanno salendo verso la luna e Beatrice guarda già il paradiso.
tante non ce la fa, e che fa? Guarda Beatrice. E il raggio di Dio si riflette su di lui. E che dice? Vi ricordate? Trasumana, significare per verba non si poria, tanto è trasumana, cioè va oltre l'umano, attinge la felicità, a quella verità, quella felicità che vorremmo tutti. L'ha avuta a 18 anni dagli occhi di Beatrice. Vidi tutti i termini della beatitudine. Quel giorno, il 1° maggio del 1283, quando Beatrice lo saluta, vide tutti i termini della beatitudine e glielo ripete in paradiso 1000 volte. Si potrebbe fare una lezione, addirittura un libro, gli occhi di Beatrice. Creta significa che quando Beatrice è morta, Dante non è che è diventato ateo. Mostrando gli occhi giovanetti a lui, il menava in dritto a parte volto, gli dice. Poi che morta fu, non appena Beatrice muore, Dante non è che diventa ateo, però comincia a fare discorsi strani, comincia a dire nella monarchia che basta la politica, che basta l'imperatore per realizzare l'unica felicità possibile per l'uomo, che è quella sulla terra. Dio, paradiso, sì, ma studiamo il catechismo, ma non ne sentiamo il desiderio qua sulla terra. È un'eresia questa. È un discorso che Dante fa nel convivio. Nel De vulgari eloquentia vuole cercare la lingua perfetta, quella che quando parli dici inevitabilmente la verità. Dante aveva mezzi eccezionali e la selva oscura di Dante è questo. E coincide con la creta del nostro gran veglio. E Dante è straordinario e gioca con le parole. Il gran veglio è arrivato nel mezzo del cammino, più o meno. Dante aveva altre cartine. È arrivato pure lui nel mezzo del cammino e si è fermato. Si è fermato sul piede destro. Faccio da me, faccio da solo. Mi bastano le mie forze umane e naturali. È cominciato allora e dura oggi, adesso, ancora, molto peggio. E che è successo a quel piede? Che è successo a quel piede? È sprofondato nella creta ed è diventato di terracotta. Dante è un tiranno delle parole, lo comanda lui. Il piede gli è sprofondato nella creta. La terracotta è fatta di creta. E quindi si è bloccato lì, si è impantanato, è bloccato, fermo, e guarda a Roma da lontano, come in uno specchio, soltanto come in uno specchio. Vi ricordate all'inizio? Mentre Adamo adesso ci è arrivato in paradiso. E che cosa guarda? Guarda nello specchio che è Dio, e lì vede le domande di Dante. È un gioco di specchi. Quindi questa creta, che probabilmente forse fra le varie ispirazioni ci sono stati i suoi due predecessori all'inizio dell'inferno, quando sta per partire Virgilio. A proposito, quando incontra Virgilio, le prime parole di Dante della Commedia, le prime parole di Dante personaggio, vi ricordate quali sono? Miserere di me, gridai a lui. Nel mezzo del cammino c'è, racconta. Quando Dante parla, attenzione, bisogna farla questa distinzione, Dante poeta che racconta e Dante personaggio. Il Dante personaggio, quando apre bocca, la prima volta, la apre bocca buttandosi in ginocchio. Capito? Il superbo, l'autosufficienza, la selva oscura, abbi pietà di me, qual che tu sii, o d'ombra, o d'uomo certo, dice a Virgilio. Quindi, però si è ricordato, secondo me, si è ricordato di quelli che cita lui. Quando Virgilio gli dice, ho capito, bisogna fare questo viaggio, ti faccio vedere inferno, purgatorio,
poi in paradiso accompagnerà un'altra persona. Lui dice, vi ricordate, ma questo viaggio si fa prendere dalla paura, dalla viltà, dice lui, no? Cioè, ma questo viaggio l'ha fatto Enea, sesto dell'Eneide. Enea va nell'aldilà per parlare col padre. L'ha fatto San Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, Paolo dice che è stato rapito in paradiso. Ma dice, ma questo si capisce, da Enea doveva uscire Roma, doveva uscire Cesare, da Paolo doveva uscire la Roma pagana, da Paolo doveva uscire la Roma cristiana. Questo si capisce. Ma io perché venirvi? Me degno a ciò, né io né altri crede. È furbescamente un modo per dirci che pure lui ha una missione, perché poi il viaggio lo fa pure lui. È chiaro? Se quelli hanno fatto il viaggio, l'hanno meritato da Dio perché avevano la missione, pure lui ha la missione. Quindi anche Dante è un poeta profeta. E dove si fermarono Enea e San Paolo? Nel terzo dell'Eneide, 2 anni, per 2 anni Enea, dando retta ad Anchise, il padre vecchio, si è fermato a Creta. Capite? Dante ti fa girare la testa con i simboli, i significati. Il viaggio di Enea si bloccò a Creta, ma 2 anni. Fondarono Pergamo, la nuova Troia, e poi scoppia la peste. Gli appare il dio Apollo e gli dice di cambiare sé. Non è questo il tuo destino. Negli Atti degli Apostoli, capitolo 26, Paolo, arrestato in Palestina, deve andare a Roma a farsi giudicare da Cesare. Sapete dove si ferma? A Creta. Anche Paolo si è fermato a Creta, perché c'era il nubifragio, c'era la tempesta. E allora la nave di Paolo dovette fermarsi a Creta. Poi fanno pure naufragio e approdano a Malta. Io non Enea, io non Paolo sono. Quelli l'hanno preparato il viaggio. E lui è la sintesi. Perché l'aspetto fondamentale di Creta, mi avvio alla conclusione, l'aspetto fondamentale di Creta è escatologico. Dice qualcosa a ciascuno di noi, l'abbiamo visto, ragazzi e adulti. Però io ormai pure io sono anni, parecchi, dai tempi dell'università che studio Dante, io mi vado sempre più convincendo che l'aspetto fondamentale è quello profetico. La Divina Commedia è una profezia. È una profezia scritta per tutti gli uomini, dei suoi tempi, ma soprattutto degli ultimi tempi. Degli ultimi, quando i cristiani dovranno affrontare quella che San Paolo chiama la terribile apostasia, il rinnegamento della fede, il tradimento della fede. Apostasia, dopo la quale deve venire, apparire l'anticristo e poi l'ultima battaglia. Dante credeva fermamente di vivere all'inizio delle crisi che porteranno alla fine dei tempi. Si può dimostrare con la commedia Gerione, l'angelo del limbo, ma naturalmente non possiamo, però sentite cosa dice Beatrice. Beatrice Beatrice che gli presenta il paradiso. Gli dice: mira, guarda quanto è il convento delle bianche stole. Vedi nostra città quant'ella gira. Vedi i nostri scanni si ripieni che poca gente più ci si disira. Beatrice
nel 1300 dice a Dante: guarda, guarda il nostro paradiso, vedi quanta gente, vedi, qua, vedi gli scanni, i posti sono quasi tutti occupati, sono rimasti pochi posti. Quindi Dante crede, non la crede imminente alla fine del mondo, però crede di vivere all'inizio delle crisi che porteranno alla fine dei tempi. E c'è un passo dell'Apocalisse che io credo sia, che è poi quello che ci avvicina a Jacopone e a Palestrina, è un passo, è il capitolo 20 dell'Apocalisse, che io credo sia proprio a fondamento della commedia, della cronologia sacra scelta da Dante, una cronologia sacra che è basata su questo capitolo. E San Giovanni, nell'Apocalisse, ha la grande visione e dice: poi vidi un angelo, San Michele Arcangelo probabilmente, che scendeva dal cielo. Aveva, qui l'alunno ha preso un'edizione ottocentesca, si sente dal lessico, aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano, è San Michele Arcangelo, e afferrò il dragone, il serpente antico, che è il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni, lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, onde affinché non seducesse più le nazioni, finché fossero compiuti i 1000 anni, dopodiché egli ha da essere sciolto per un po' di tempo. Questo è San Giovanni. Poi aggiunge San Giovanni: e poi vidi dei troni, e sui troni si sedettero quelli che erano stati decollati, martirizzati. Ripeto, deve essere un'edizione vecchiotta, per la testimonianza resa a Gesù. E questi regnano con Cristo per 1000 anni. Quindi arriva l'angelo, incatena Satana, lo blocca, lo butta nell'abisso. Lo butta nell'abisso, dove Dante lo mette, Lucifero, laggiù. E per 1000 anni, non dico che è inoffensivo, perché i peccati si sono fatti pure in quei 1000 anni, che corrispondono praticamente al tarda età antica e medioevo, no? Per Dante, eh? E se ci sono i martirizzati, vuol dire che siamo dopo Cristo. Che anno scegliereste voi per far cominciare questi 1000 anni? Dante sceglie il 313. Il 313 dopo Cristo, perché è l'anno dell'editto di Costantino. Il diavolo, Satana, diventa inoffensivo perché Costantino rende la religione cristiana praticabile, ufficiale. Ora, sì, io sono sicuro, ripeto, attraverso altre vicende dantesche, però pensate a Dante come sarà saltato sulla sedia leggendo questo passo. Se è vero che cominciano nel 313, quando finiscono i 1000 anni? Nel 1313, mentre lui sta scrivendo la commedia, è la sua epoca, sono i suoi tempi, e deve essere sciolto per poco tempo. Quando i 1000 anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione, uscirà per sedurre le nazioni, grande battaglia, il Cristo poi lo sconfiggerà e il diavolo, falso profeta, la morte, l'inferno saranno buttati nello stagno del fuoco. Allora, la mia tesi è che Dante si è sentito investito della missione da poeta profeta di denunciare questo risveglio. Lui si guarda dentro e si guarda intorno, dentro di sé, l'abbiamo già detto, questa presunzione di autosufficienza, di fare a meno di Roma, di Gerusalemme, si è bloccato nella selva oscura, come tutta l'umanità, si è bloccata a Creta. Pensate al tempo di Dante, l'impero in piena crisi,
L'impero finisce con quel povero Arrigo VII, non ce la fa nemmeno ad assediare Firenze, muore disperato a Buon Convento. Impapato in crisi, dopo la lotta con Bonifacio VIII, che riguarda Palestrina, Filippo il Bello trasferisce il papato da Roma ad Avignone. Il Papa oggi sembra incredibile, dal 1305 al 1377 il Papa non c'è stato, Roma senza Papa. Tornerà per insistenza di Santa Caterina. Quindi l'impero sta crollando, il papato sta nella cattività avignonese, i comuni italiani tutti in guerra fra loro, nei comuni italiani le fazioni in guerra, Guelfi, Ghibellini, Bianchi, Neri. Comincia a essere messa culturalmente, è messa in discussione la filosofia di San Tommaso, Dunze Scoto, Occam, a cui si è ispirato da Eco per il romanzo Il nome della rosa, no? Cioè la crisi della cultura medievale. Tante vede un mondo che crolla, e sta crollando perché è prossimo il risveglio, lo scioglimento dalle catene di Satana. E lui ne è il profeta. Ne è il profeta perché deve denunciarlo, deve indicarlo con la commedia. E l'investitura non è che ce lo inventiamo, il tempo è quello che è, ma l'investitura di poeta profeta, ma gliela danno fior di personaggi. C'è Virgilio. Ci cito a memoria io, non impedir lo suo fatale andare, volsi così colà dove si può e ciò che si vuole. Vi ricordate? L'andare di Dante è fatale perché lo vuole Dio. Beatrice, per aprire la città di Dite, arriva un angelo mandato da Dio perché Dante deve passare. E Beatrice in paradiso, di fronte a 30 e 31, 32, di fronte a quella strana processione, guarda, gli dice, guarda bene, e poi scrivi tutto in pro del mondo che mal vive. L'investitura a poeta profeta gliela dà Beatrice, in pro del mondo che mal vide, tieni gli occhi al carro e fa che tornato di là tu scrivi quello che hai visto. Cacciaguida in pieno paradiso, rimosso, Dante c'ha paura, rimosso ogni menzogna, tutta tua vision fa manifesta e lascia pur grattare dove la rogna. Cioè, non hai capito niente, devi ripetere tutto, devi dare al mondo questo annuncio. Addirittura in pieno paradiso, San Pietro, tu figliuol, apri la bocca e non nasconder quel che io non nascondo. Dante è un poeta, profeta, con l'investitura che gli danno questi fior di personaggi ed è profeta di questa creta, di questa tappa, di questo intoppo di cui lui pensa. Di cui lui deve dare l'annuncio e indicare come difendersi. Ecco, ognuno di noi, sono passati 700 anni da quella cretta. Come è andata? Ognuno tiri le sue conclusioni, però da un punto di vista cristiano, insomma, la situazione non è tanto allegra, perché gli ultimi papi parlano di. Gli ultimi tre papi hanno parlato di dittatura del relativismo, di pensiero unico. Benedetto XVI ha scritto un libro nel quale dice che ormai domina un credo anticristico. Innanzitutto la perdita della fede. Pensate a come è ridotta l'Europa dal punto di vista della fede. Comunque uno la pensi, però la fede cristiana. L'Europa cristiana, l'Europa è quella di Carlo Magno. La fede in questa Europa è ridotta all'omicino.
e Benedetto XVI, e poi i costumi, le scelte etiche. Benedetto XVI indica nell'attacco alla sacralità della vita, nell'attacco al matrimonio come unione tra un uomo e una donna, nelle manipolazioni genetiche, insomma. A che punto sia questa creta, questa selva oscura, ognuno appresso a Dante, prendendo il suo suggerimento, può deciderlo lui. Potremmo dire così, potremmo chiudere così, poi 2 minuti se ci sono li dedichiamo a Jacopone, potremmo dire in termini filosofici, con Dante, io condivido, che noi siamo un essere finito, limitato, che per realizzarsi deve aprirsi a un infinito. È tutto qua. Il punto è questo, che se vuoi realizzarti da te con le tue forze, a quanto pare non ce la fai. Noi siamo pieni di desiderio. Desiderio è una parola stupenda. Quante volte l'ho detto a scuola? Tu l'hai ricordato aprendo questa serie di convegni. Sidera in latino sono le stelle, quindi desidera è un complemento di origine perché veniamo dalle stelle, ma anche di privazione perché siamo privi delle stelle, ci sentiamo privi di qualcosa. Pavese, i geni fanno subito nel diario, perché aspettiamo tutti se nessuno ci ha promesso qualcosa? Quando uno è genio, tutti quanti, tutti noi aspettiamo sempre, da quando nasciamo, aspettiamo, siamo dominati dall'attesa, no, della verità, della felicità, di quello che. Perché aspettiamo tutti se nessuno ci ha promesso qualcosa? Perché evidentemente qualcuno ci ha promesso qualcosa, perché noi siamo fatti per le stelle. Sapete benissimo, lo sapete ormai. In quest'anno, almeno questo sarà stato ripetuto, che Dante finisce sempre con la parola stelle, no? Ma pensatelo come una firma. Lui deve firmare nell'inferno e uscimmo a rivedere le stelle. Purgatorio, puro e disposto a salire alle stelle. Il paradiso, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Come dire, questo è il mio logo, questa è la mia firma. È una parola che gli piaceva tanto, proprio perché esprime questo desiderio, che lui riesce a soddisfare. Prima lo soddisfa negli occhi di Beatrice, che è una cosa bellissima e modernissima, Questo fatto per esempio, Montale, Eugenio Montale. Agnostico, non crede, a un certo punto incontra la famosa Iride, Clizia. Dal 1939 in poi la poesia di Montale è piena di Iride e Clizia, è un'ebrea convertita al cristianesimo che lui conosce a Firenze. Questa era cristiana, stava a Firenze per studiare Dante e lui si innamora e dice che si sente guardato da Dio attraverso gli occhi azzurri. Le pupille d'acqua marina di Iride. Iride è il ponte. Iride è quella che portava i messaggi degli dèi dal cielo alla terra. Per lui è Iride, è quella che gli porta il cielo sulla terra. Clizia invece è il girasole. Montale il sole non lo vede, proprio come Dante. Ma ci pensate, proprio come Dante. Montale dice: io provo a guardare il sole, ma non lo vedo. E allora chi guardava? Clizia, il girasole. Clizia è il girasole nella mitologia greca. Quindi non è che è una cosa antica, medievale, è modernissima, è la conoscenza indiretta. Quando tu sei sicuro di qualcosa perché ti viene testimoniato da uno di cui ti fidi ciecamente. È la conoscenza indiretta. In termini filosofici è la conoscenza, è l'origine affettiva della conoscenza, e
e della moralità, per cui capisci e cominci a fare quello che devi fare perché ti innamori, per esempio. Un ragazzo innamorato e comincia a fare quello che doveva fare. Ho fatto ridere tanti ragazzi, no? C'è il ragazzo che gioca a pallone, suda, è sporco, non si lava. Mamma dice, lavati, ti puzzano i piedi. Cambiati, non essere musone. A un certo punto quel ragazzo cambia, arriva a casa e canta, abbraccia mamma, si lava, comincia a lavarsi pure troppo, comincia a lavarsi perché si è innamorato. Quello che dobbiamo fare, la famosa legge morale, quello che dobbiamo fare lo facciamo se siamo affascinati, se siamo affascinati da qualcuno o da qualcosa, allora lo fai, se no diventi moralista, bigotto, moralista e retorico e non te da retta nessuno. La morale, fare le cose bene, nasce da un fascino. Allora Dante l'ha prima visto negli occhi di Beatrice e poi ha visto l'originale. Questa è l'ultima visione. Come finisce la Divina Commedia? Anche qui ci hanno fatto mille cose su Dante. Ma come finisce? Finisce così, con la visione di tre cerchi, padre, figlio, vedete questo bianco, e Spirito Santo. Dante trascura il padre e lo Spirito Santo, li trascura e si concentra sul figlio, perché nel cerchio di mezzo appare un volto umano. Qui ci abbiamo messo il Cristo risorto di Piero della Francesca. È lì che Dante guarda, cioè io ero preso, misi tutto il mio viso lì, cioè Dante. La commedia finisce con la visione del mistero dell'incarnazione, cioè di come l'umano si sposi, possa coesistere con il divino. È questa la risposta di Dante alla domanda iniziale. Prima negli occhi di Beatrice e poi direttamente. Non ci riuscivo, non trovavo le parole, poi arriva un fulgore e vide. Cioè Dante dice di aver visto, contemplato il mistero dell'incarnazione, come l'uomo possa essere felice partecipando alla natura divina. L'uomo perfetto è questo qua, è l'uomo partecipe del divino. E questa è la sua risposta. Se non troviamo la risposta, fatemi fare una battuta, siamo pieni di desiderio. Dante trova questa risposta. E Dante dice, se non la trovi, vediamo di no, insomma, comunque, è una battuta simpatica, la vita può diventare un disastro. Disastro è composto da dis più astro, astro a stella. Disastro vuol dire caduta dalle stelle. Desiderio è l'aspirazione a. Disastro è quello dei disperati, no? Mentre Dante la risposta la trova ed è questa. Naturalmente tu mi hai autorizzato a sforare, hai fatto male. Quella cosa su Palestrina, Jacopone, ve la dico al volo, la scoperta sarebbe questa. E cioè che Jacopone ha scritto le laude. La lauda cinquantesima si chiama Della grande battaglia de Anticristo. Ha scritto una canzone sulla battaglia dell'Anticristo. Jacopone da Todi, ve lo dirà il prof nella prossima lezione, stava qua a Palestrina quando Bonifacio VIII nel 1297-98 assedia Palestrina. C'è proprio una poesia di che farai fra Jacopone? Hai venuto a paragone, fusti al monte Pellestrina, anno e mezzo in disciplina. Sei stato un anno e mezzo a Palestrina, assediato da Bonifacio VIII. Ora, questa io non lo so quando l'ha scritta, la battaglia dell'Anticristo. È terribile, è il solito linguaggio di Jacopone, esagerato, forte.
vi leggo la prima e l'ultima. Or se parrà chi avrà fidanza, ora si vedrà chi ha fede. A me, capite, è sembrato molto vicino a Dante. La tribulanza che è profetizzata, da ogni lato pegiola tonare. Arrivano le prove, le tribolazioni. La luna è scura, il sole ottenebrato, le stelle del ciel vegio cadere. È l'Apocalisse. Un terzo delle stelle cadranno. L'antico serpente pare scapolato. L'antico serpente sembra sciolto dalle catene, sembra libero. Tutto lo mondo vegio lui seguire. L'acque sa bevute da ogni lato, fiume Giordano se spera di inghiottire. Lo popolo di Cristo devorare. E Jacopone scrive così. L'ultima strofa dice: armate uomo, che se passa l'ora che possi campar di questa morte, che nulla ne fo ancor si dura, né altra ne sarà giammai si forte. Gli santi n'aver molta gran paura di venire a prendere este scorte, d'esser sicuro stolto pare. Terribile, Jacopone. Nell'ultima strofa vi è sembrato di sentire qualcosa, qualche assonanza? Sono le stesse rime, morte, dura, forte, paura, scorte, con cui Dante comincia la commedia. Dopo nel mezzo del cammino di nostra vita, Dante dice, ahi quanto a dir qual era e cosa dura, nulla ne fu ancor si dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte, né sarà giammai si forte, che nel pensier rinnova la paura, gli santi n'aver molta paura, tanta è amara che poco più è morte, che possi campar, uomo, armate, cioè sta attento, preparati per salvarti da questa morte. Ma per trattare del ben che vi trovai, dirò delle altre cose che io vi ho scorte. E Jacopone, di venire a prendere queste scorte. Cioè, è un'ideuzza, però visto che Palestrina ha avuto questo ospite e che queste lezioni sono dedicate a lui, secondo me, io ne sono abbastanza sicuro, Dante ha voluto cominciare da dove Jacopone aveva finito. Perché l'argomento è lo stesso, avete sentito? Solo che quella in Jacopone è un'intuizione così momentanea. E invece Dante, partendo da quelle rime e da quel finale, io credo che abbia poi sviluppato tutto quello che ci ha lasciato, tutto quello che ha scritto. Io non lo so, i rapporti diretti non ne abbiamo notizia, Dante e Jacopone, non so quando l'ha scritto. Però, se si dovesse fare un film, si può partire, poi la prima scena, poi fa pure il regista, voglio fare, si potrebbe partire con Jacopone che, assediato a Palestrina, scrive questa poesia, che poi Dante svilupperà in tutta la commedia. Vi ho visti troppo pazienti e ne ho approfittato. Mi dispiace, vi ringrazio e io mi fermo qua. Se qualcuno vuole parlare, farmi qualche domanda, io sto qua fino a mezzanotte, non c'è problema. Fate voi. La presenza degli alunni, dei colleghi, è veramente un propellente. Non c'eravamo nel Novecento rispetto al senso dell'immagine, quindi non mi ricordo l'immagine, il nominare del riconoscersi, il nome di chi è, appunto, l'immagine. E ad Auschwitz c'è la prima cosa che veniva cancellata, è il nome, che diciamo, non segnato, il numero. Sì, non ho capito questo. Ad Auschwitz, cancellare. E diciamo che oggi
io non ce l'ho, ma Facebook pensa a tutti questi mezzi in cui non si costruisce una falsa identità in cui il nome non ci si sente più praticamente, no? Oppure siamo tutti liberi. Certo, è vero, succedeva mille volte a scuola, cioè che gli alunni facessero delle scoperte, mentre tu spiegavi questa cosa, l'alunno capiva, ne capiva un'altra e te la diceva. Io telefonavo al mio maestro, Don Paolo Pecoraro, dicendo, sai che l'alunno ha detto, perché quando imbocchi la strada giusta, vedo io, letterariamente parlando, e poi le scoperte le fai, è vero, c'è tutto un gioco di specchi, c'è tutto... Tutto si potrebbero citare tante cose, ma è il problema dell'8-900, largamente è questo. Le domande sono quelle. Non chiederci la parola, ricordate di Montale, non chiederci la parola che mondi possa aprirci, che squadri l'animo nostro in forma, non mi dire chi sono perché non lo so. E quindi quella domanda è interessante. L'ho ritrovata e a scuola facevo vedere, me li segnalo, no? Facevo vedere alcuni film in cui la tematica era sempre questa, per esempio Truman Show. Truman Show, se qualcuno l'ha visto e si ricorda, è l'uomo chiuso, viene chiuso, prigioniero di Christoph. Un alunno disse Christoph, cioè fuori Cristo, da regista, padrone del mondo lì. E lui, vi ricordate che vuole uscire, desiderio, vuole uscire ed esce quando si innamora di Silvia, incredibilmente come la Silvia di Leopardi. Oppure facevo vedere Gattaca, quel Gattaca, con quello che vuole essere, diventare astronauta, salire alle stelle, anche se è un non valido. Perché nella società dei perfetti c'erano gli imperfetti. Gattaca è stupendo. Se non l'avete visto, ve lo raccomando. E poi vedevamo La leggenda del pianista sull'oceano, che è Truman Show rovesciato. Il pianista sull'oceano è chiuso sulla nave e non scende mai. Perché lo dice alla fine? Perché non vedevo la fine delle strade, cioè è l'infinito che gli metteva paura. Non scende perché sulla nave, chiuso nel finito, lui sta bene, ha paura dell'infinito, si è fermato a Creta pure lui. Invece Truman esce da Creta e nella leggenda del pianista c'è il vecchio contadino, Gabriele Lavia, che invece dice che la voce del mare ha sentito la voce del mare, che il pianista sull'oceano che nasce e muore sulla nave non sente mai. Perché sentire la voce dell'infinito devi considerarti finito, metterti in una condizione di ascolto. Il problema è l'altra gamba, perché per andare avanti una gamba è pronta, la destra, ma la sinistra perché vuole un avanti? Perché in quella bloccata che è diventata terracotta ha bloccato tutto questo volere, desiderare di andare avanti. Mysterium iniquitatis, dice San Paolo, cioè perché io pure mi sorprendo quando vedo un mondo, tanta gente che soffre, che sta male, no? Che dico, ma la strada è quella, la strada della liberazione è quella, però nonostante tutto ci si ferma sulla gamba destra. Perché? Non lo so, forse è proprio... È come in quei film, no? È proprio la paura di affidarti. E allora la provvidenza del Manzoni non ci potrebbe aiutare. La provvidenza del Manzoni, certo, non ci potrebbe aiutare. Certo, la provvidenza, certo. Quella ci aiuta. Bisogna stare attenti ai segni, perché i segni arrivano, bisogna coglierli questi segni. Bisogna stare attenti. E penso che li mandi a tutti, però ecco, e forse è una paura. L'ultima immagine, io sono sposato, abbiamo sposi novelli, io mi ricordo
sull'altare mi ricordo benissimo la sensazione che io ebbi, che in quel momento io stavo affidando la mia vita a un'altra persona. E quando lo risento a un matrimonio, quella formula, oggi mi sembra anche più forte, più impegnativa. Prometto di amarti tutti i giorni della vita, la salute, la malattia. Io do la mia vita a te. Noi usiamo il matrimonio. Esistenzialmente, noi abbiamo una vocazione sponsale. Rispondo a te. Cioè, noi siamo sponsale come l'uomo è fatto per la donna. E il matrimonio lo vuoi, la felicità la vuoi, no? La felicità la vuoi. Però è strano, l'amore, il matrimonio, è l'unica felicità che da solo non la vuoi realizzare. La vuoi, senti che è bene per te, però hai paura. Hai paura perché devi affidarti completamente a un altro. Devi donare la tua vita a un altro. Allora la vocazione sponsale dell'uomo forse scatta questa paura, forse creda questa paura qua. E io, per camminare pure con la gamba sinistra, per arrivare a Roma, lo so che arrivare a Roma è la felicità, è il bene, però devo affidarmi, forse è quello, sono un finito che deve affidarsi all'infinito, che è proprio quello che il pianista sull'oceano non fa, però Truman ne lo fa, quindi è un discorso aperto, non è che siamo fermi a Creta, è un simbolo che ci può aiutare. Ho detto troppo. Io ringrazio veramente ancora tanto il professor Fiorito, insomma credo che le premesse che avevo fatto hanno mantenuto tutte le aspettative, forse anche di più, e è vero, e do appuntamento per la prossima lezione che si terrà appunto il 22 con il professor Falzone, che ha già un po' annunciato nella tematica lo stesso professor Fiorito. E rispetto alla programmazione odierna ci doveva essere una lettura teatralizzata da parte di Filippo Giusti, purtroppo è influenzato, quindi è per questo motivo che non è presente, lo salutiamo, anche perché insomma avrebbe dato sicuramente un quid in più alla lezione tutta. Grazie ancora e ci vediamo prossimamente.